chiaro che non essendo uno storico, subito ci sono alcune cose che mi hanno attratto. La vicenda privata, che peraltro io non conoscevo, che, di cui gli storici parlano pochissimo, mi pare De Felice dedica 3 righe a questo, ma invece nel libro M, mi pare che ci sia, ritorni, mi sembrava che questa storia, questo accanimento di questa donna che voleva a tutti i costi affermare di essere la moglie, la vera moglie, c'è questa ossessione istituzionale, no? Di voler essere la moglie, lei di Mussolini, non Rachele, era attraente. E poi proprio quello che diceva il professore, cioè mi interessava moltissimo questo passaggio, lo dicono tutti gli storici, a me interessava come cineasta, di lui che capisce, cioè il fascismo, e lui capisce che mettersi in mostra la fotografia, il cinema, la radio sono un'arma potentissima di propaganda, che mi pare lo stesso Hitler riconobbe e apprezzò. E naturalmente non so se contemporaneamente Mussolini e anche i sovietici, cioè anche Lenin e poi Stalin, perché era una novità assoluta, appunto. Poi dopo volevo fare, nel corso, sono passati molti anni, senza non voler fare nessuna critica, mi pare però più recentemente quest'arma è stata utilizzata per esempio da Berlusconi, insomma, cioè, però in una forma completamente diversa. Plebea. Cioè, non... però cioè, ha capito che la televisione, che allora non c'era, era... Però ecco, questo è un movimento, una forza, una realtà storica che mi ha molto così, mi ha convinto ed è diventata anche una forma, nel senso che nel film ci sono 2 momenti, uno in cui vediamo il giovane Mussolini e un altro nel passaggio cinematografico, proprio il vero Mussolini, per cui Ida Dal Serre lo vede solo al cinema, lo vede solo attraverso la radio, e vediamo tragicamente il figlio interpretato dallo stesso attore, che poi finirà malissimo come la madre. Dicendo che il tuo Mussolini, il Mussolini di Vincere, in qualche modo è il figlio del protagonista dei Pugni in Tasca. È molto suggestiva, credo non abbia nessun fondamento, oppure ce l'ha. Però adesso, venendo insieme qui oggi, mi è tornata in mente questa considerazione. Adesso non ti dico di confermarla o smentirla, perché probabilmente è una scellerataggine, forse. Anche no, è tutto si può. Io non ce l'avevo mai pensato. Però adesso che tu lo dici, la relazione sta nel fatto che questo. Questo personaggio, questo eroe un po' piuttosto malandato psichicamente dei Pugni in Tasca, in qualche modo vuole diventare padrone attraverso l'assassinio della madre e poi del fratello disabile, diventare lui il padrone della sua famiglia, diventare il dittatore, in questo senso, se uno vuole tirare per i capelli questa osservazione. Però è chiaro che nel film, a me, sia pure partendo dal privato e da questa disperazione di questa donna, che per affermare un essere lei la moglie del capo, distrugge se stessa e distrugge e uccide anche proprio figlio, insomma, perché da quello che dai libri che avevo letto, Mussolini in qualche modo per molti anni, attraverso anche
diciamo, la benevolenza del fratello Arnaldo, aveva cercato sempre di non rinnegare il ragazzino, anzi di fargli frequentare le scuole più prestigiose, ma è lei che invece continuamente lo infastidisce al punto che poi viene messa in manicomio, ecco.